Ivan Chiarlo, benvenuto. Grazie Livio, grazie. Benvenuto grazie qui nel posto delle parole per anticipare Anima Festival che tra pochi giorni prenderà il via nell'edizione numero uno. L'anno scorso era, sì, l'edizione numero uno, però era l'inizio, era se vogliamo il numero zero, e quest'anno invece si realizzerà in una maniera molto molto forte. Il Teatro dell'Anima, ecco, per chi non conoscesse ancora Ivan Chiarlo, tu sei il direttore artistico, ma non solo, anche proprio colui che ha ideato, pensato il luogo e gli ha dato un'anima e un cuore pulsante. Che cos'è il Teatro dell'Anima? Allora, l'Anfiteatro dell'Anima intanto si trova a Grinzano, tra Fossano e Cervere, su un altipiano, su una balconata che dà sulle Langhe, sul Monviso, in un contesto completamente naturale, quindi l'unico rumore, l'unica musica è la natura. In quel contesto mi è venuto appunto in mente di fare un anfiteatro naturale come lo concepivano gli antichi greci, no? Quando trovavano questi luoghi suggestivi e magici, pensavano che in quei luoghi si potesse fare arte, musica, teatro. E da qui appunto l'idea di chiamarlo anche Anima Festival, con la prima edizione, dove inizierà il 1° luglio con la prima data del tour estivo di Malika Ayan. E il 3 luglio avremo invece Alex Britti, il 5 Paolo Rossi con uno spettacolo interamente dedicato al compianto Gian Maria Testa, il 9 arriverà Clementino, il rapper molto amato dai giovani, l'11 il Marco Travaglio, un giornalista che non ha bisogno di presentazioni, poi passeremo con la musica popolare dell'Orchestra della Notte dell'Atalanta il 15 luglio, il 16 luglio la comicità di Nino Frassica, uno spettacolo esilarante comico musicale. Avremo poi anche Luca Carboni il 23, il 24 uno spettacolo di beneficenza con i Pazzi di Cuore, Igor Sibaldi molto atteso il 22 e l'Orchestra dei Giovani Talenti Italiani Musica Classica il 21. Fatto un po' di confusione con le date, però c'è tutto sul sito www.animafestival.it con le date, i prezzi, come arrivare, eccetera. Ecco, tra l'altro a proposito, siccome ci sono alcuni spettacoli, la maggior parte che sono sicuramente spettacoli di grande interesse, di grande attenzione, quindi ad esempio Malika Ayan, tanto per dire, sì, quello che aprirà, quindi è necessario fare la prenotazione con sì, esatto, sono a pagamento su Ticket One e Piemonte Ticket e tutti i punti affiliati appunto a Piemonte Ticket, nelle varie città, Sevigliano, Fossano, Mondovì, Saluzzo, ci sono i punti vendita anche fisici. Si possono acquistare appunto i biglietti e quindi sono a pagamento. I concerti sono concerti molto importanti, e quelli a ingresso libero invece sono l'Orchestra della Notte dell'Atalanta e l'Orchestra dei Giovani Talenti. Per Igor Sibaldi invece la prenotazione obbligatoria ad ingresso libero. Ecco, Igor Sibaldi, tra l'altro, che è già stato nostro ospite in occasione di Torino Spiritualità, si presenta all'Anima Festival con la sua grande eloquenza, oltre agli altri ospiti che sicuramente non mancheranno di attirare l'attenzione. Ecco, la costruzione di un calendario di appuntamenti all'interno proprio della parola anima, che filo rosso ha condotto l'edizione, esatto, 2016? Cioè, l'idea, noi arriviamo come estrazione con la musica classica, prevalentemente musica sacra e musica classica. Da quest'anno abbiamo deciso di aprire gli orizzonti a qualsiasi forma di espressione artistica, no? Che vada dal pop alla musica classica, ai convegni, al dibattito, sotto un unico denominatore che è l'anima, cioè ogni artista ha uno spettacolo, ha una sua anima, quindi libertà massima di espressione, dalla danza come l'Orchestra della Notte dell'Atalanta alla recitazione, quindi non un festival prettamente musicale, ma Anima Festival vuole essere un contenitore dove all'interno si dialogherà sotto appunto la spiritualità dell'anima. La spiritualità dell'anima, e all'interno della parola anima c'è veramente un senso comune, un senso anche personale di ogni persona che si siederà ad ascoltare e a vivere i vari appuntamenti. Tra l'altro è una cosa importante questo festival, perché nasce su un luogo che è rappresentativo, diceva poco fa Ivan Chiarlo, degli antichi greci, ma qui abbiamo un senso molto contemporaneo. Questo è un teatro molto particolare, perché ha anche un'espressione artistica che è posta davanti agli occhi del pubblico, che dialoga col pubblico, questa maschera che poi non è una maschera ma è qualche cosa che attraversa il nostro sguardo.
l'hai detto benissimo, Livio, non aggiungerei altro, ecco, la definizione è quella che hai colto perfettamente, quindi il simbolo di questa maschera è proprio l'anima, la sofferenza, ecco, la spiritualità di questo viso spaccato a metà, no? Questo viso spaccato a metà, tra l'altro l'autrice la vogliamo ricordare. Sì, Germana Eucalipto, una grande scultrice di San Front, della nostra terra, della provincia di Cuneo, è veramente un artista molto sensibile, molto, molto brava, ecco, ha colto pienamente lo spirito e il senso di quel posto. Ecco, perché poi siglare, sintetizzare meglio lo spirito, il genius loci attraverso una scultura come questa, una scultura che è sospesa nell'aria, quindi è qualche cosa che, come dicevo prima, attraversa il nostro sguardo, dialoga con noi ed è importante, perché è qualche cosa che non potrà non essere citata in ogni appuntamento. Credo che quella scultura faccia parte proprio dello spettacolo in sé, perché è veramente qualche cosa che forma e che crea un paesaggio umano molto particolare. Ivan Chiarlo, io vorrei ricordare, tra l'altro, proprio in questi giorni, la rassegna internazionale di canto corale che è giunta alla 29ª edizione. Tuo padre Sergio Chiarlo nel corso degli anni ha creato questa rassegna internazionale, quando ancora non si chiamavano festival, no? Oggi si chiamerebbe festival, no? E quindi sono 29 anni di grande passione, cultura e grande intensità di lavoro per creare questa rassegna. Certo. E lui sì, è stato un pioniere, perché 30 anni fa non esisteva un festival che racchiudesse le migliori corali europee, in un momento in cui c'era anche molta, molta chiusura, no? C'era ancora il regime comunista, quindi c'era il blocco, no? Tra est e ovest, e questo aver portato tutte queste corali sotto la voce universale della musica, del canto, era anche una operazione di fratellanza tra i popoli. Oggi, 30 anni dopo, continua a essere di grande attualità, però penso che la musica corale sia la forma espressiva di musica più vicina e più alta, proprio per aggregare i popoli, anche perché si canta tutti insieme e quindi non è individualista, è la forma più evoluta, e lui ha avuto questa grande intuizione con il suo coro, che è riuscito a fare cose straordinarie, perché vincere 33 primi premi a livello nazionale e internazionale è veramente una cosa che ha dell'incredibile, oltretutto con una corale che parte su una base, tra virgolette, non professionistica, no? come elementi, quindi sulla passione ha creato veramente un movimento incredibile, no? Gli appuntamenti sono per stasera, sabato 11 giugno, a Caraglio alle 21, domani a Saluzzo nella Cattedrale del Duomo alle 11:30, e poi il gran finale domenica 12 a Savigliano, con il concerto di chiusura al Teatro Milanollo, veramente una degna cornice. Prima di salutarci, Ivan Chiarlo, arriviamo da un'esperienza di festival molto importante come quella di Santità Sconosciuta a Staffarda, sì, che ha riunito anche qui un'altra presenza, per esempio la presenza di Natascia Chiarlo, altra esponente della famiglia Chiarlo, dedita alla musica e in particolar modo al canto. Ecco, anche qui un'esperienza di musica insieme con la spiritualità che nel corso degli anni ha seminato e continuerà a seminare, penso. Ecco,